Big up per la stanza 2016. Vai Rich. Che bello anche stasera ci si trova sul parquet, insieme per tifare questa Sanse Basket. Marea verde sugli spalti per momenti come questi, perché batterci è un'impresa, perché siamo come Tedeschi. Disegno qualche schema e movimenti li gesticolo, siamo nel posto giusto perché siamo uno spettacolo. Passami la palla che ti alzo l'alley-oop, siamo tutti sereni perché siamo un happy group. Situazione tesa, c'è chi segna e c'è chi sbaglia, mi diverto come un matto perché gioco per la maglia. La palla pesa molto ma è me stesso, io non dubito, e dopo questo tiro sentirò esultare il pubblico. Aspetta, aspetta, tipo linea diretta, dalle giovani lì in prima squadra ho fatto la gavetta. Ascolta sempre il coach e gli insegnamenti, sentili avanti bianco-verdi, welcome in Sanse Family. Senti la passione, brucia forte questo fuoco, non importa il risultato, noi ci siamo per il gioco. Benvenuti a una nuova edizione del TG Sanse, siamo qui a raccontarvi le emozioni di Tedeschi Sanse Basket a Gratte Canarins. Due minuti da favola per la Sanse Basket, che sulle ali di tutto il quintetto segna ben 10 punti. La palla gira molto bene con tutti gli effettivi coinvolti ottimamente. La Sanse non si ferma e al quinto minuto raggiunge la doppia cifra di vantaggio sul 17-7. Borghi però guida Grate alla riscossa. Ma la Sanse, grazie a un super Faccioli che nel finale realizza anche una bella schiacciata, torna sul più 10. Nel finale Barga alza la parabola trovando il cane sullo scadere che fissa il 29-21 per i Manning Green. Nel secondo quarto Villa e Barga infilano due triple che rimettono in gara Gratte, presenti con due bombe però ricaccia a 9 lunghezze di distacco gli avversari al sesto minuto. Faccioli entra in un momento mistico realizzando 6 punti consecutivi di pura potenza, propiziando una nuova fuga della Tedeschi. Tanti errori da ambo i lati, con il punteggio che per diversi minuti resta invariato. Presenti nel finale infila la bomba che fissa il punteggio sul 48-30 per la Sanse Basket. Nel terzo quarto Gratte parte fortissimo con 5 punti filati, ma Presenti ci mette subito una pezza con due bombe filate. Tanti errori da ambo i lati, nel caos i Canaris ne approfittano per accorciare. Arrivano fino al meno 11 all'ottavo minuto. Speronello scarica la squadra sulle spalle realizzando 6 punti consecutivi. Agrate però nel finale torna minacciosa con Barga e con Campana, chiudendo a contatto sul 53-64 sempre per la Tedeschi. Nel quarto periodo Agrate infila due bombe con Villa che riaprono la partita. Moretti e Presenti infilano due canestri importanti. Campana però infila la tripla del meno 3. La Sanse fatica a attaccare la zona degli ospiti e così Agrate ne approfitta per arrivare sul più 1 sempre con Campana. Delle Donne infila la bomba che risveglia Manning Green. Agrate non molla e con altri 3 punti in fila per una partita che negli ultimi 3 minuti è davvero aperta. Presenti e Speronello trovano i punti della fuga in lunetta, mentre Faccioli in tapin fissa il più 4 a 2 minuti dal termine. Agrate segna con Catalfamo in penetrazione, ma degli Agosti risponde da sotto. Sul tecnico di Pozzi, Presenti file liberi che valgono il più 8 a 30 secondi dal termine. Agrate sbaglia i tiri liberi finali e così il match si chiude sul punteggio di 82-75 per la Sanse Basket, che vince in casa. Più veloce. Ecco le interviste che abbiamo realizzato nel post partita. Siamo con Presenti al termine di una bella vittoria. Primi due quarti giocati alla grande. Infatti avete mosso bene la palla, avete preso tanti punti di vantaggio. Poi quella zona lì vi ha messo proprio in difficoltà e Agrate ha recuperato. Nel finale punto a punto però siete stati bravi a reggere. Esatto, è stata una partita dai due volti. Abbiamo fatto un primo tempo bellissimo in cui siamo riusciti a fare tutto quello che avevamo preparato. E partendo dalla difesa comunque abbiamo difeso forte. E prendendo i tiri che sono i nostri tiri, campo aperto, palla dentro, tutti quanti presenti e coinvolti. Siamo usciti dagli spogliatoi con l'idea di ammazzare la partita e invece abbiamo fatto l'opposto. Probabilmente è stato più proprio un calo di tensione, come ci succedeva magari un po' all'inizio dell'anno. Spero che sia stato un episodio. Siamo stati comunque bravi quando ci hanno proprio raggiunto, che sono venuti a contatto, di cercare di andare a eseguire fino in fondo le situazioni, e è andata bene. Hai detto bene, volevate forse ammazzare la partita e invece questa zona vi ha un po' messo in difficoltà, perché avete preso dei tiri da tre punti che nel primo tempo, quando la palla girava bene, segnavate sempre. Nel secondo tempo invece
un tiro magari un po' più forzato non entrava, e invece Agrate, spingendo forte, penso anche a tanti rimbalzi in attacco, poi è riuscita in una grande rimonta. Sì, è stata così proprio, nel senso la loro difesa ci ha un po' tagliato il ritmo, la zona, abbiamo fatto fatica a individuare i punti giusti dove colpire, abbiamo affrettato un po' troppo le conclusioni da tre punti, e poi c'è da dire che anche loro in attacco hanno iniziato a metterla, nel senso hanno fatto un bel break con diversi tiri a tre punti, e quindi c'è anche il merito degli avversari oltre al nostro demerito. Siete riusciti a vincerla dopo che siete andati sotto addirittura di un punto, come l'avete gestita quel finale, quegli ultimi tre minuti lì? Diciamo l'abbiamo gestita un po' con seguendo un po' quello che era l'adrenalina della partita, in realtà, nel senso che abbiamo cercato comunque di chiamare le ultime giocate in maniera abbastanza, andando a cercare proprio dei punti di riferimento, e abbiamo preso un paio di falli in modo da tirare tiri liberi e quindi cercare di fare dei canestri semplici a cronometro fermo. Ci siamo riusciti, siamo stati bravi, però non dobbiamo arrivare a rischiare di giocarci gli ultimi due minuti sul punto a punto, dopo che la partita obiettivamente sembrava indirizzata a senso unico. Dopo un momento di un po' di blackout in campionato, arriva un bel 2-2 Gardone e oggi con Agrate. Prossima partita Manerbio, insomma un campo abbastanza difficile secondo me, come la vedi? È un derby, e quindi come tutti i derby sarà una partita durissima. Poi loro in casa sono una squadra veramente temibile. Tra l'altro abbiamo perso anche l'andata qua da noi, e dunque abbiamo voglia di rivalsa di sicuro, nel senso sinceramente quella partita là non l'abbiamo ancora digerita, per cui come è successo con Gardone siamo riusciti ad andare a riprenderci due punti che abbiamo perso qua in trasferta, speriamo di ripeterci con il Manerbio. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Commentiamo una sconfitta, forse la vostra classifica non rende giustizia, perché comunque avete dato battaglia alla Sanse fino alla fine, perché dopo una prima metà di partita dove la Sanse ha preso 18 punti di vantaggio, siete stati bravi a recuperarla sfruttando innanzitutto una zona che vi ha dato ottimi dividendi e a tanti tappini in attacco, penso anche a quello del sorpasso. Poi il finale la Sanse è stata forse più cinica. Perdono alla fine, probabilmente siamo più sciocchi noi che loro, più cinici, però vabbè, cioè, probabilmente la fatica di recuperare parecchi punti ci ha portato a non essere lucidi nel finale, cosa che avremmo voluto fare sicuramente meglio. Abbiamo fatto 1 su 4 ai liberi in un momento dove eravamo sotto di cioè, molte sfumature che, se vogliamo andare a vedere in maniera specifica, è stato più un, secondo me, demerito nostro. Però detto questo, no, direi che adesso mi dispiace contraddire, però abbiamo fatto molta più zona nel primo tempo e questo non andava bene, cioè contro di loro. Abbiamo fatto molta più zona nel primo tempo, nel secondo tempo invece siamo stati molto, ma molto più intensi. Loro hanno tirato nel primo tempo percentuali altissime da tre punti, merito loro. Lo sapevamo, però hanno tirato anche da liberi, cioè aperti, e questo non dovevano farlo. Nel secondo tempo non l'hanno più fatto, cioè non hanno tirato aperti, e si sono dovuto conquistare ogni punto. Da qui al fatto che la nostra classifica non ci renda merito, sinceramente è un po' figlia del giro d'andata. Cioè, in realtà, cioè, dove comunque avevamo, me compreso, probabilmente interpretato in maniera sbagliata le cose. Cioè, adesso stiamo interpretando fino ad ora in maniera migliore le partite. Vedremo, è abbastanza lungo e poi molto compresso, tutto è molto compresso. Chiaro, venire qua a vincere sarebbe stato un colpo veramente enorme per noi. È altrettanto vero che loro hanno vinto più che meritatamente, avessimo vinto noi avremmo vinto meritatamente, cioè nel senso, credo che loro hanno dominato il primo tempo, noi secondo l'abbiamo vinto molto bene, abbiamo giocato male gli ultimi minuti, stupidamente.
Prego. Oltre al fatto delle percentuali da tre punti, anche il pitturato, perché penso prima metà di partita Faccioli dominante in ambo le metà campo, tanti canestri, tanti rimbalzi. Seconda metà di gara invece comunque siete stati bravi a chiudere l'area. Penso anche tanti errori sotto, penso uno dei degli agosti, proprio perché comunque la pressione difensiva era eccellente. Ma il senso è proprio questo, cioè nel momento in cui aumenti la velocità di esecuzione dell'avversario, l'avversario ha maggiori possibilità di sbagliare naturalmente, cioè se gli dai una velocità di esecuzione consona alle sue caratteristiche, è fuori discussione che giocatori come Faccioli, cioè giocatori come Pesenti, tirino percentuali altissime. Se gli stessi giocatori devono tirare con una velocità superiore, cosa che nel secondo tempo siamo riusciti a fargli fare, ci sono dei maggiori errori naturalmente. Cioè, credo che sia un po' questa la strada, cioè, nostra, ma in assoluto per squadre che non sono fortissime, che comunque hanno sempre come obiettivo il salvarsi. Grazie. Seconda bella vittoria, mi viene da dire, perché Gardone aveva mostrato una Sanse che era tornata a giocare un bel basket e una vittoria stasera anche e soprattutto nei primi due quarti, cioè la palla girava benissimo, tutti coinvolti e infatti avete preso un bel vantaggio. Poi qualcosa si è bloccato, forse con una zona che vi ha messo un po' in crisi, poi bravi a gestire un finale. Io credo che si sia bloccata la nostra testa a un certo punto, perché nei primi due quarti abbiamo giocato da Sanse Basket, corre, che difende, che gioca in velocità, che si prende i tiri giusti quando c'è da prendere il tiro giusto. Nella seconda parte di partita siamo diventati un po' più leziosi e Agrate ha fatto quello che doveva fare, aggredire in difesa, rubare palloni fino a che è rientrato in partita. Poi dopo, alla fine, la qualità in campo sicuramente è più dalla parte nostra, però non dobbiamo arrivare a quei punti lì per giocarci la partita punto a punto, è quello. Quindi diciamo che non è stata proprio la zona, è stato più un calo mentale, perché comunque spesso la Sanse ha giocato molto bene i primi due quarti raggiungendo buoni vantaggi, stasera era più 18, poi qualche punto perso magari all'inizio e dopo non vi permette di gestire bene con più calma l'ultimo quarto. Ma sì, vabbè, se noi andiamo a vedere la partita che abbiamo giocato a Gardone, l'abbiamo giocata con un'altra intensità e un altro spirito in campo, cioè forti, attenti, aggressivi. Qua non lo so, cioè non è che Agrate è meno di Gardone, anzi ha dimostrato di essere uguale identico, anzi di essere superiore a Gardone perché ci ha messo in difficoltà. Di conseguenza noi dobbiamo staccare la spina, continuare a giocare nel nostro modo e non intristirsi poi se magari non facciamo un canestro, perché tanto se non facciamo un canestro recuperiamo il pallone e lo facciamo l'azione dopo, cioè è solamente quello che deve scattare nella nostra testa. La questione, si è vista anche una Sanse che va molto in base al ritmo, perché primo tempo la palla gira molto, si trova il tiro libero, l'uomo libero e il tiro entra. Nel secondo tempo magari con la zona si tende a forzare un tiro da tre punti, però se lo forzi dopo non riesce a entrare, anzi loro sono stati bravi penso in tanti contropiedi e soprattutto a prendere tanti rimbalzi in attacco, penso anche al tap-in poi del più uno su tiro libero sbagliato. Sì, sicuramente con la zona noi magari siamo un attimino in difficoltà, oggi ancora di più perché dopo tre minuti si è fatto male subito Bodini e di conseguenza una rotazione in meno. Pisacane non ha potuto giocare, che oggi ci poteva essere utilissimo nelle rotazioni per alzare ancora di più il ritmo e metterli ancora in difficoltà, è stato fuori. Di conseguenza arrivi alla fine, punto a punto, dove le energie magari anche fisiche di quelli che giocano quasi sempre sono un po' in difficoltà e allora lì conta effettivamente avere quei minuti di freschezza per vincere la partita. Ci è andata bene col tapping, ci è andata bene con i due tiri liberi di Pesenti che si è preso il fallo finale da esperienza. E di positivo devo dire che abbiamo mosso la classifica e siamo andati ancora più avanti verso il nostro obiettivo. Oggi potevamo immaginare che la partita si incanalasse verso questa direzione. Magari potevamo essere avanti di 15, di 20, però loro sono... Nella seconda parte del campionato hanno cambiato proprio modo di giocare, sono molto più aggressivi e faccio un plauso a loro perché proprio ci hanno messo in difficoltà su queste caratteristiche qua della partita. Mi hai anticipato la domanda perché appunto volevo chiederti la gestione delle rotazioni nell'ultimo quarto, ma mi hai già detto che Bodini si è fatto male in corso d'opera. Esatto, sì, si è stirato l'adduttore su una corsa dopo tre minuti di corsa e anche quello, sai, alla fine conta. Per noi che spendiamo tanto in campo, in corsa, in difesa, in rotazioni,
questi averne due in più è fondamentale adesso. Faccio una domanda su un momento magico di due giocatori, cioè Pesenti e Faccioli. Cioè Faccioli in area prende un sacco di rimbalzi e segna molto bene. Infatti nel primo tempo molto cercato, ha fatto secondo me una partita importante. Pesenti alla fine nei momenti chiave c'è sempre. Sì, vabbè, Pesenti non si nasconde mai, cioè ogni volta che deve prendersi una responsabilità se la prende. Faccioli in un momento di forma veramente bello, veramente forte, si sente bene e infatti lo si vede prima di tutto in allenamento e poi in partita la dimostrazione che queste ultime tre partite, anche se abbiamo perso contro Olginate, però anche con Olginate ha fatto una super partita. Di conseguenza dobbiamo sfruttare queste situazioni di forma di squadra e adesso nelle difficoltà io credo che non so quanto tempo ci vorrà per Bodini se è veramente stirato e Pisacane con la schiena, però nelle rotazioni siamo corti, allora dobbiamo essere più cinici nel cercare le difficoltà della squadra avversaria e punirla nei momenti clou. Faccio l'ultima, prossima partita si va a Manerbio che qua aveva vinto, immagino grande voglia di rivincita. Beh, quello sì, Manerbio è un'altra partita come quella di stasera sicuramente, loro sono una squadra giovane, una squadra che mette dell'intensità, della voglia di giocare, qualsiasi punteggio sia scritto sul tabellone in campo. Di conseguenza noi dobbiamo ancora mettere di più attenzione nei giochi, nelle situazioni, andare a trovare le situazioni ideali per battere le loro difficoltà, magari con i mismatch, su Faccioli, su delle donne, e andare là a fare una partita ancora più maschia di quella che abbiamo fatto oggi senza cadere nelle nostre difficoltà attuali, basta. Grazie. Presentazione del TG Sans si chiude qua, settimana prossima i Men in Green saranno impegnati sul campo di Manerbio, mentre per rivederli qui allo spettacolo bisognerà aspettare il 4 marzo contro Lumezzane. Grazie per l'attenzione e buona giornata.